Tutti, oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi libri e fumetti che ho comprato, mi sono stati inviati dalle case editrici. Ho fatto il segno delle virgolette su ultimi perché in realtà non facevo un book haul da 3 o 4 mesi, quindi in questo periodo si sono accumulate un po' di cose. Ho tanti titoli, alcuni molto molto belli da mostrarvi, alcuni li ho appunto getti, quindi magari cercherò di darvi una brevissima opinione, anche perché di alcuni trovate comunque le recensioni o qua sul canale o ve ne ho parlato magari in un video accumulativo, ultime letture o sul blog, insomma. Qua sotto in descrizione, come in tutti i miei video, trovate sempre tutti i titoli che cito, quindi se vi sfugge qualcosa potete recuperarli qua sotto, ci sono i relativi link ad Amazon da affiliata attraverso cui potete acquistare i titoli che vi consiglio, quello che volete, e una percentuale va comunque a sostenermi. In più vi metterò anche i link delle relative recensioni. Partiamo da due arrivi gattini. Sono due titoli che hanno a che fare con i gatti. Il primo è La storia dell'arte in 21 gatti, che mi è arrivato dagli amici di Sonda Edizioni. Ha un prezzo di copertina di 16,90€. Come suggerisce il titolo, si parla di arte, quindi dei vari stili, delle correnti artistiche, prendendo come riferimento i gatti, quindi la loro rappresentazione in stili diversi, se avevano un significato particolare, se simboleggiavano qualcosa in particolare, oppure semplicemente ci sono queste bellissime illustrazioni con protagonisti appunto i gatti, rappresentati a seconda dello stile che viene narrato. Come vedete, il libro è per lo più diviso in due parti, una scritta in cui viene presentata la corrente, il periodo storico, le caratteristiche di ogni stile, e dall'altra troviamo un'illustrazione in cui vediamo visivamente tutto quello che viene raccontato, quindi l'importanza dei colori, delle linee, i tratti e la rappresentazione dei gatti. E l'altro titolo, sempre a tema gatti, che mi è arrivato questa volta da Il Castello Storo, è La vita spiegata dal mio gatto. Questo è illustrato da Jamie Shellman e ha un prezzo di copertina di 14€. A me è piaciuto un sacco sfogliare questo libro perché è un po' una raccolta come di vignette, di momenti quotidiani di questo gatto, da cui appunto attingere per farci ispirare nella vita di tutti i giorni, ricordarci quali sono le cose veramente importanti, eccetera eccetera. Quindi prendere proprio spunto dallo stile di vita dei gatti per, tra virgolette, migliorare o prendere con la giusta ironia o serietà la nostra vita di tutti i giorni. Mi sono arrivati poi un po' di titoli da parte di Feltrinelli Comics. Innanzitutto ho finalmente recuperato A Panda Piace l'Avventura, che mi era arrivato un sacco di tempo fa, però non all'indirizzo qua di casa, quindi come sapete non ci si può muovere e ho dovuto attendere appunto che me lo spedissero su i miei con la giusta calma, perché comunque è un tome anche piuttosto pesante. Questo fumetto è di Giacomo Bevilacqua, come vi dicevo, edito da Feltrinelli al prezzo di 26€. È un bel mattoncino, io non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro è super colorato, bellissimo. Se conoscete un po' l'autore, il personaggio di A Panda Piace, sapete già a che cosa mi riferisco. A me piacciono tantissimo i fumetti di Giacomo Bevilacqua, è uno dei miei autori preferiti, quindi sono contenta finalmente di averlo fra le mani, di poterlo leggere. Altro titolo che forse è uscito da un po' più di tempo è questo di Sara Menetti, Pregnancy Comic Journal, diario a fumetti di una gravidanza inaspettata, al prezzo di 19€. Chiara Gamberale scrive di questo fumetto: un figlio ci mette 9 mesi per venire al mondo, ma una madre? Di quanto tempo ha bisogno per nascere? Sara Menetti se lo chiede per tutte noi e la sua storia è talmente solo sua che diventa subito anche nostra. Mi aspetto quindi una lettura simpatica, i disegni mi piacciono già tantissimo, sono semplici, a volte un po' stilizzati, con delle espressioni abbastanza tipiche anche del manga, con quelle espressioni molto molto buffe, quindi mi aspetto una storia divertente che sappia cogliere appunto l'ironia anche dietro momenti un po' impegnativi e difficili, come immagino possa essere affrontare una gravidanza, e allo stesso tempo magari raccontare appunto questa esperienza. Sono veramente molto molto curiosa di leggerlo. Titolo invece di cui vi ho già parlato in lungo e in largo è Clorofilla di Giulio Mosca, al prezzo di 16€. Si parla di un amore ai giorni nostri e in particolare di una relazione che vediamo nascere e crescere con il tempo, una storia molto quotidiana, senza fuochi d'artificio, diciamo, senza eventi super eccezionali, ma che è speciale proprio nel suo essere quotidiana e vera.
Di questo fumetto ho apprezzato soprattutto i colori, adesso ho beccato proprio una pagina con dei toni un po' più neutri, però ci sono un sacco di momenti in cui la fa da padrone il rosa che vediamo anche in copertina e mi sono piaciuti molto questi colori tenui, però a volte con un pizzico di pop. Da ultimo sono arrivati La fabbrica onirica del suono di Sergio Aggozzino, prezzo di 16 euro. Non l'ho ancora letto, ma se non sbaglio parla di una band rock italiana nei suoi alti e bassi, come si è formata, le difficoltà che ha dovuto affrontare, i litigi interni, eccetera, eccetera. Tutto narrato in un quadro storico che attraversa il 68, quindi si parla anche di terrorismo, dei raduni musicali, insomma. Sapete che non sono una grande fan, della musica in generale, quindi sarà un po' una sfida per me, però i disegni mi incuriosiscono tantissimo, mi piacciono molto e devo dire che comunque sono una persona piuttosto aperta e curiosa, leggo tante cose anche se a pelle penso non possano fare per me o non incontrano al 100% i miei gusti e in alcuni casi mi sono anche ricreduta, quindi è una cosa che mi piace assolutamente fare, quindi presto lo leggerò e vi farò sapere. L'altro titolo che è arrivato da ultimo da Feltrinelli è Caravaggio e la sua ragazza di Nadia Terranova e Lelio Buonaccorso. Questo titolo ha un prezzo di copertina di 16 euro. Come si può facilmente intuire dal titolo, parla di Caravaggio, in particolare dell'incontro che fa con una ragazza, Isabella. Un fumetto che intreccia la grazia di una prosa vivida e cristallina, la forza espressiva di un disegno traboccante di forme e di colori. Devo dire che i disegni mi incuriosiscono tantissimo, cioè già guardandoli così sembra di essere lì, in quel periodo storico. I vestiti in particolare mi piacciono veramente tanto, la cura, l'ho solo sfogliato e ancora non l'ho letto, però così a pelle la cura dei dettagli secondo me è fondamentale per immergersi in una storia. Da Sonzogno mi è arrivato Il canto di Calliope di Natalie Haynes, a un prezzo di copertina di 18 euro. È un libro che ho già letto e mi è piaciuto molto. Si parla della guerra di Troia sostanzialmente, ma non parlando principalmente di Achille o di Ulisse o dei grandi eroi uomini, ma viene tutto raccontato dal punto di vista delle donne. Ci sono dei capitoli, magari prettamente dedicati a una figura o un'altra, in cui si ripercorre un po' la sua storia, appunto, in che modo ha a che fare con la guerra di Troia, che è, diciamo, il focus centrale, del libro. L'ho trovato molto interessante per questo punto di vista, anche se non nuovo, anche se quello che viene raccontato appunto non è nuovo. Se avete mai letto l'Iliade, l'Odissea o un altro libro che si rifà all'epica o alla mitologia, sicuramente saprete già tutto. Però è interessante questo punto di vista, diciamo, diverso, questo focus sulla figura femminile, perché ha secondo me degli appigli anche alla realtà e alla quotidianità di oggi molto interessanti. Libro tanto discusso, Piranesi di Susanna Clarke, mi è arrivato da Fazio Editore e ha un prezzo di copertina di 16,50 euro. Si tratta di una storia fantastica e un po' misteriosa. Ci troviamo in un mondo molto particolare in cui sembrano esserci soltanto due persone, il nostro protagonista Piranesi e colui che ci conduce appunto in questa casa, in questo mondo, e ci racconta un po' le sue peculiarità, le sue unicità, il modo in cui lui è legato a questo posto e anche il suo rapporto con l'altro, l'unica altra persona in vita con cui ha a che fare. Arriva però un punto in cui questa sorta di equilibrio viene rotto e quindi verrà messo in discussione tutto quello che lui sa sul posto in cui vive e tutto quello che sa su se stesso e sull'altro. È una storia misteriosa ma anche criptica. Secondo me si presta bene a tante interpretazioni diverse. A me è piaciucchiato, però con alti e bassi, perché la prima parte cerca di introdurci in questo nuovo mondo, quindi un po' lenta, non si capisce bene dove voglia andare a parare la storia. La parte centrale l'ho trovata avvincente, poi il finale è un po' affrettato per quanto mi riguarda, quindi per me è un ni perché non mi ha convinta al 100%. Libro invece che devo ancora leggere è Biancaneve nel Novecento, che mi è arrivato da Solferino. Il libro è di Marilù Oliva.
a un prezzo di copertina di 19 euro. Mi era arrivato in una box molto carina con dei tulipani, la mia carta natale, molto interessante. Dovrebbe trattarsi di un romanzo familiare sulle cose dette e non dette appunto in famiglia, le ferite che non guariscono e che si portano avanti di generazione in generazione. Da 360 mi è arrivato poi il nuovo libro di Rupi Kaur. Io sono veramente al settimo cielo perché non vedevo l'ora che arrivasse, che uscisse qualcosa di nuovo di quest'autrice. È Homebody, il mio corpo è la mia casa, un prezzo di copertina di 14 euro ed appunto la nuova raccolta di poesie di questa autrice. Probabilmente in giro, soprattutto su Instagram o su altri social, avrete visto di sfuggita almeno una volta una delle sue poesie, hanno uno stile abbastanza riconoscibile. Molte sono poi accompagnate da alcune illustrazioni ed è un'autrice che affronta svariati temi come la violenza, l'abuso, partendo dalla sua esperienza personale riguardo anche la sua famiglia, la sua esperienza in un paese diciamo diverso, vivere e crescere da immigrata. Fa molto spesso riferimento alla sua esperienza personale, parla di accettazione, di amore verso se stessi, momenti difficili, dolori, ma anche soprattutto rinascita e riappropriarsi diciamo della propria vita. Passiamo ora a un po' di fumetti. Da Star Comics mi è arrivato questo cofanetto, la Blue Summer Box, di cui vi ho già parlato anche qua in lungo e in largo, che contiene due fumetti, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You. Sono due fumetti che non trovate in vendita separatamente, ma soltanto in questo cofanetto, e ha il prezzo di 13 euro. Si tratta di un boys love molto molto delicato su due ragazzi che frequentano la stessa scuola ma non la stessa classe, si incontrano per caso in un negozio e da lì iniziano a frequentarsi assiduamente perché condividono la stessa passione per il cinema, quindi vanno a vedere i film, parlano dei loro attori preferiti e così via. Una storia da prima di amicizia che poi si evolve in maniera decisamente romantica e molto soft, quindi se avete paura per quanto riguarda i boys love di incapparvi in scene esplicite, sappiate che qua non ce ne sono. Mi è poi appena arrivato, ed è ancora infatti nella pellicola, questo pacchettino da Panini Comics. Dovrebbero essere i primi due volumi di Sing Yesterday for Me. Sono i primi due volumi, se non sbaglio, di una serie che ne conta 11, non vorrei sbagliare. Cara Donatella, il destino ha uno strano modo di aiutarci a guardare avanti, anche nei momenti più difficili. Lo sa bene Rikuo Uozumi. La sua è un'esistenza senza amore, con un lavoro precario e nessun futuro all'orizzonte, ma un grande cambiamento è in arrivo anche per lui. Appassionati alla storia di Rikuo con i primi due volumi nella versione integrale e completa di Sing Yesterday for Me, il toccante manga di Kei Tome, da cui è stato tratto l'anime di successo che io purtroppo non conosco. Sono però molto molto curiosa perché quando è stato annunciato questo fumetto in tanti mi avete detto mi raccomando tienilo d'occhio, perché io in realtà ci avevo fatto caso il giusto e invece in tanti me ne avete parlato bene, quindi sono veramente molto molto curiosa. Questo bundle veniva venduto a 14 euro, non so se sia ancora disponibile. I prezzi invece dei volumi singoli sono di 7 euro. Magari sbirciamo insieme qualche tavola. Questo manga, sono veramente curiosa, proprio perché vi ho sentiti belli carichi al riguardo. Da J-pop invece mi sono arrivati di nuovo all'altro indirizzo, quindi ci ho messo un po' a recuperarlo, è uscito già da un po' di tempo questo manga, Fatti Forza, Nakamura. Sinceramente non so nulla di questo manga, il suo prezzo è di 6,90 euro, proprio perché non me lo aspettavo. Come sopravvivere a un amore a senso unico. Penso sia una commedia romantica, in stile, non so come spiegarvi, io sono cresciuta con tantissimi anime in TV, i famosi cartoni animati, e spesso erano appunto commedie romantiche, le situazioni di lui e lei, quindi tutte quelle storie ambientate a scuola, in cui si parlava veramente un sacco di sentimenti, c'erano piccoli, grandi drammi, le prime esperienze, mi dà molto quel vibe, anche per come è disegnato. Fumetti J-pop invece che ho già letto sono My Broken Mariko, preparatevi perché vedrete molto spesso questo fumetto, ve l'ho consigliato anche nell'ultimo video riguardo ai manga volume unico, perché infatti si tratta di un solo volume
ed è una storia devastante, veramente. Mi è rimasto super impresso questo fumetto. Comunque, partiamo con ordine. È un volume unico, ha un prezzo di copertina di 10 euro ed è di Waka Hirako. Se non sbaglio è il suo esordio. Di questo è uscito poi anche la recensione. È una storia molto toccante che parla di amicizia. Infatti vede per protagoniste due ragazze e un giorno una di queste scopre dal notiziario che la sua migliore amica si è tolta la vita. Per questo decide di darle, diciamo, un degno saluto, spargendo le sue ceneri in un posto significativo per entrambe, e nel suo viaggio verso questo luogo ripercorre un po' quella che è stata la loro amicizia. Sono due ragazze completamente diverse e quella che si è tolta la vita in particolare ha avuto una vita molto difficile, fatta di abusi, di violenze sia fisiche che psicologiche, quindi è una storia decisamente tosta, particolarmente drammatica, e lo si vede anche nei disegni. Spesso i volti dei personaggi sono veramente distorti e deformati dalla sofferenza, dall'angoscia, dal dramma. Una storia molto toccante, molto forte, però io non smetterò di consigliarvela perché a me è veramente piaciuta molto. Tasto un po' dolente a Lotus Flower in the Mud di Tameku. Anche questo è un volume unico, prezzo di copertina 6,90 euro, si tratta di uno yaoi, di un boys love in cui ci sono diverse scene abbastanza esplicite per intenderci. I protagonisti sono due fratelli che sono rimasti orfani, hanno perso entrambi i genitori, il fratello maggiore si occupa di quello minore che va ancora a scuola ed è uno studente modello, vendendo il proprio corpo, quindi diciamo che vive una vita dissoluta. Questo non viene ben visto dalle persone che comunque circondano questi due fratelli, anzi molte volte viene intimato a quello più giovane di allontanarsi dal fratello maggiore, però fra i due c'è un legame che va oltre l'essere fratelli, un legame molto oscuro. Non mi ha fatto impazzire questo fumetto. A breve uscirà la recensione a riguardo, quindi poi vi spiegherò tutto lì. Comunque ho trovato molto, tra virgolette, disturbante il rapporto fra questi due fratelli e poco anche sviluppo nelle loro dinamiche. Non vi faccio vedere i disegni perché ho paura veramente di incappare in una tavola un po' spinta. Fumetto invece che devo leggere, sempre J-pop, è Hanshin, la dea dimezzata di Moto Agio. Io ammetto di non aver ancora letto nulla di questa autrice, perdonatemi, però sono molto molto curiosa di farlo con questo volume. È un volume unico che racchiude diverse storie. Ha un prezzo di copertina di 15 euro e, come vi dicevo, si affrontano varie storie. Il focus è un po' la natura umana sotto diversi punti di vista e affrontando dinamiche appunto differenti. Da Bao mi sono arrivati Su un raggio di sole di Tilly Walden, mattoncino galattico anche per l'ambientazione fantastica. Il prezzo di copertina è di 27 euro. Ci troviamo nello spazio, seguiamo le vicende di una ragazza in due momenti diversi della sua vita. Quando frequentava il liceo e si è innamorata per la prima volta, e poi quando è cresciuta e si è unita a un gruppo di ragazze per lavorare nello spazio, pulire, sistemare, demolire edifici. Una storia molto inclusiva che parla di accettazione, di prime volte, di sentimenti, di amore, e ha un cast di personaggi ricco, variegato. E si prende l'autrice tutto il tempo necessario per raccontarci questa storia. L'ho apprezzato veramente tantissimo e le tavole sono pazzesche, cioè si capisce che siamo nello spazio, che c'è qualcosa di fantascientifico, diciamo. Ho adorato tantissimo sia il taglio che i colori utilizzati principalmente. Meravigliosi. Mi hanno poi mandato Crack e Ba dei Scarabocchi di Michael e Mirko, che fanno parte dell'opera Omnia. Io avevo già letto Arg e Sob, se non sbaglio. Comunque sono delle raccolte di vignette di quest'autore, partendo proprio dalle prime pubblicate e man mano si procede in ordine cronologico. Sono disegni semplici ma molto d'impatto, che parlano della quotidianità, della vita di tutti i giorni, della famiglia, del rapporto con Dio, che c'è spesso, diciamo. Alcune fanno ridere, altre fanno un po' piangere, un po' riflettere. Nel loro essere abbastanza sintetiche, secondo me riescono a racchiudere un po'
il dramma, diciamo, della vita quotidiana per l'appunto. Sono arrivati poi il 2 e il 3 di Princess Mansion. È una serie, se non sbaglio, che sarà completa in 6 volumi. Ha un prezzo di copertina di 7,90 € a volumi di Aoi Ikebe. Io ho letto il primo, che mi è piaciuto da impazzire, perché vede protagonista questa ragazza, trentenne, che deve comprare casa, vuole comprare la sua prima casa, è un passo importante e quindi è super minuziosa. La vediamo andare a vedere diversi appartamenti, fare domande a volte anche un po' bizzarre o che potrebbero sembrare tali e soprattutto venire a contatto con persone speciali con cui condividere appunto questo senso di casa che non si riduce all'edificio, ecco. Grande novità che non vedevo l'ora di leggere ormai da mesi, ma fra tutte le situazioni varie successe, molte uscite sono state posticipate, è arrivato lui, Dien Bien Phu di Daisuke Nishijima, spero di pronunciarlo bene. In un paese che non li vuole, lacerato da un conflitto che non ha voluto, un gruppo di soldati americani cerca di portare a casa la pelle. E per un giovane fotografo di guerra, il Vietnam sta per diventare l'inizio di un viaggio interiore senza ritorno. Non ci troviamo quindi in Giappone in questo caso, ma appunto in Vietnam, e proprio per questo sono molto curiosa. Se non sbaglio, questa serie sarà un po' più lunga, sui 12 volumi, non vorrei sbagliarmi, ma al massimo ve lo scrivo qua sotto. Veramente, veramente curiosa, lo attendevo tantissimo, anche perché vorrei approfondire di più certe tematiche e leggere soprattutto opere ambientate anche in altri paesi dell'Oriente, non soltanto Cina, Giappone. Cosa ho acquistato io? Non potevo farmi scappare il nuovo di quaderni giapponesi di Igort, edito Oblomov Edizioni, al prezzo di 20 euro. Si tratta del terzo volume appunto di questa serie di racconti che sono diari di viaggio, reportage, documentari, ma anche veri e propri saggi. Questo terzo volume in particolare è ricchissimo di parti scritte, ci sono tantissime pagine, veramente, come una pagina di quaderno scritte in cui si racconta un po' sia l'esperienza personale dell'autore che ha lavorato e vissuto in Giappone per un periodo, ma anche della storia in generale del Giappone, e in particolare questo terzo volume si sofferma sul modernismo, sulle stampe erotiche, sul cinema erotico, i locali a luci rosse. Come i precedenti mi è piaciuto molto, ma leggermente meno, proprio perché l'ho trovato più, tra virgolette, monotematico, incentrato su degli aspetti che magari non dico che non mi interessano perché non è così, ma magari ne sono meno affascinata o incuriosita. Ho approfittato poi degli sconti Einaudi per recuperare finalmente Lui, le ricette della signora Tokue di Durian Sukegawa, a un prezzo di copertina di 12 euro, ma penso di averlo pagato circa 9 appunto per gli sconti. Fa anche parte del programma di lettura del Chibi Book Club, quindi ho colto al balzo l'occasione. Sono veramente molto molto curiosa perché ne ho sentito parlare benissimo. Ha al centro di nuovo il cibo, come alcune delle mie ultime letture, fra cui il ristorante dell'amore ritrovato, ne ho parlato anche quello nell'ultimo vlog, ma anche su Instagram. In particolare ci troviamo in una pasticceria mossa un po' dalla necessità, diciamo, di lavorare, finché non viene tutto cambiato dalla comparsa di questa signora anziana che sa fare molto bene il suo lavoro. Non in sconto perché le novità non sono in sconto, però non potevo non comprare il nuovo di Kawamura Genki, ovvero Non dimenticare i fiori. Questo ha un prezzo di copertina di 17 euro ed è lo stesso autore di Se i gatti scomparissero dal mondo, quindi libro che mi era piaciuto tantissimo, non potevo non prendere la sua ultima uscita, anche perché anche in questo caso secondo me si tratterà di una storia super intensa. Io adesso sono ancora alle prime 30-40 pagine, quindi ne so relativamente poco, però le premesse sono diventare padri per la prima volta e allo stesso tempo scoprire che la propria madre ha l'Alzheimer e quindi inizia a manifestare i primi sintomi, a dimenticare i ricordi vissuti insieme. Questi erano quindi i libri e fumetti arrivati nell'ultimo periodo, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali vi incuriosiscono particolarmente, in modo che io possa capire quale magari vi attira di più e dargli, tra virgolette, più priorità. Chiaramente il tempo
non è mai abbastanza per leggere tutto, però pian piano arrivo con tutto e leggo tutto. Fatemi anche sapere se avete già letto qualche titolo citato e se in questo caso vi è piaciuto o meno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!